Signore e signori, amici di Formula Italian Team, benvenuti, bentornati dopo la pausa della scorsa settimana. Siamo qui di nuovo per il nu nuovo appuntamento della Sport League 2020-2021 sul circuito di Singapore. Siamo a Marina Bay, circondati dai lampioni che illuminano tutta la pista cittadina. Io sono Alessandro Sati, alias Ricciardone, ma ovviamente non sono da solo. Abbiamo il nostro fedele compagno d'avventure, Jacopo. Ciao Alessandro, buonasera a tutti, buona gara. E mentre abbiamo nella direzione di gara e nella regia delle persone alquanto importanti, abbiamo alla regia il buon Luca Flaminio. Buonasera, buonasera a tutti. Mentre nella direzione di gara abbiamo il sommo Mark e abbiamo come guest star, mettiamolo in questo modo, abbiamo anche Hiroshi. Buonasera. Io pronto un Singapore Sling qui vicino. Buonasera. Eccolo lì, l'ha detto, finita, benissimo, possiamo cominciare. Allora, 14 minuti al termine della sessione, i piloti stanno facendo il loro primissimo giro veloce con Tokumi che segna in questo momento il miglior tempo, un primo 34 752. Damn! Oh! Attenzione a SDAM, Muro! Marina Bay comincia a mietere già le Ehi, sue prime fondo al vittime dritto! in fondo al dritto. Sì. Al fondo, Quindi alla fine del secondo settore, staccata verso curva destra, è andato dritto contro le barriere, finisce qua le sue qualifiche. Importante perché era uno dei piloti più veloci in forma di questo campionato ultimamente e dovrà partire dal fondo. cosa assolutamente non buona, soprattutto in questa pista dove appunto la qualifica è estremamente fondamentale, essendo anche un circuito cittadino. Abbiamo Raffo Idex che in questo momento si issa in prima posizione con 1 minuto 34 secondi e 4, subito seguito da Kaisermat, Tukumi che top in Kestrel che ha un attimo faticato, ma mancano ancora 13 minuti, quindi è ancora tutto da definire, e Brian che è wildcard in Williams che in questo momento guadagna la quinta posizione. Caro Jacopo, voglio sapere un tuo pensiero su questo circuito, e soprattutto su quali sfide dovranno affrontare i piloti della Sport League questa sera. Ma questo circuito è molto difficile, soprattutto ovviamente essendo un cittadino non puoi commettere errori. Pista molto lunga, 23 curve, dove devi stare sempre concentrato, soprattutto all'ultima parte della pista con tutti i cambi di direzione destra-sinistra, dove i piloti devono cercare di essere molto precisi ma al contempo molto veloci a centro curva. Una pista tecnica dove si può tentare il sorpasso, perché comunque ci sono dei rettilinei dove si possono fare i sorpassi, ma la track position, soprattutto dalla qualifica, è molto importante. Quindi credo che la maggior parte della gara si disputerà proprio in questi ultimi 12 minuti. Importante veramente mantenere la track position, anche perché poi dopo bisognerà valutare bene le gomme, che qua sono molto molto particolari come usura, soprattutto calano molto in fretta. L'avevamo già visto ieri nel Mundial contro gli altri piloti dei campionati che si correva proprio qua a Singapore, e quindi rivedremo la stessa sorte pure qua nella Sport League. Hai detto benissimo, in questa pista la qualifica, fare una buona qualifica significa avere un vantaggio enorme, soprattutto dal punto di vista della gara, perché appunto guardando le nostre statistiche di tutti i campionati passati all'interno di Formula Italian Team tra Master, Pro, Sport, Prime League, vediamo che fondamentalmente quasi tutte le vittorie che sono state registrate all'interno di questo circuito sono state registrate da piloti che sono partiti o in seconda o in prima posizione. Quindi se ci si piazza in prima fila c'è una possibilità molto grande che si possa vincere la gara. Quindi assolutamente la qualifica in questa pista è veramente molto molto importante. Mentre per quanto riguarda i tempi, in questo momento hanno tutti fatto il loro primo Ragazzi, tentativo. scusate, vi interrompo dal coordinamento per dirvi che dai box giunge voce che fra 5 minuti potrebbe esserci la concreta possibilità di pioggia. Attenzione, E e questo quindi cambia tutto. sì, cambia tutto, perché infatti stavo dicendo che i primi piloti avevano fatto il loro primo tentativo e nella quale la pista è molto green, quindi
mano a mano il grip aumentava, ma tutto questo adesso fa cambiare le carte in tavola, soprattutto per quanto riguarda le strategie, perché ad esempio Tropic Castle e il Tia Prince sono usciti subito con gomma media, quindi la loro intenzione è qualificarsi con quella gomma, mentre gli altri piloti hanno optato per gomma rossa. Interessante soprattutto la scelta di Tropic Castle, perché può permettere a quel punto di allungare rispetto agli altri piloti se parte con la gomma media, però il problema è che si ritroverà nella pancia del gruppo, e quindi quei giri che avrà poi a disposizione potrebbero essere non sufficienti per guadagnare quel distacco tale per fare un overcut nei confronti dei propri avversari. Sì, assolutamente, soprattutto ci sono diversi piloti che ancora non hanno effettuato un loro tempo cronometrato. Se c'è questa, se c'è questo rischio concreto di pioggia, dovrebbero probabilmente cominciare a uscire e a effettuare il loro tempo cronometrato in maniera tale da non incappare in una pista sdrucciolevole che in questa cornice, diciamo, come vi ho detto anche prima, è molto pericoloso, soprattutto dal punto di vista dei muretti che sono letteralmente attaccati alla carreggiata principale. Infatti i piloti in questo momento sono quasi tutti scesi in pista, anzi sono tutti scesi in pista, con i primi piloti che stanno già percorrendo il primo settore, uno di tutti soprattutto il Tia Prince con gomma media e il Fuidex, che in questo momento è il primo in classifica. Attenzione, perché i tempi andranno via via migliorando, visto che il grip aumenterà su questa pista. Bandiera gialla nel T1, probabilmente un errore sì di Kaisermatz, che ha rotto il flap, e quindi Kaisermatz deve rientrare per forza ai box, mentre la McLaren rallenta, che è quella di Talz che stava uscendo dalla pista. Importante seguire bene in questi giri qua, perché possono risultare fondamentali, soprattutto perché probabilmente dovrebbe iniziare a piovere, quindi diciamo che questa è la fase decisiva di questa qualifica. Assolutamente, infatti, fase assolutamente molto importante. 8 minuti al termine della sessione, con tutti i piloti che in questo momento sono appunto scesi in pista. Vediamo chi riuscirà a Raffo, un decimo migliorare. E mezzo di vantaggio al T1 e due decimi al T2 adesso. Sta martellando il pilota Red Bull, sta assolutamente martellando, deve cercare di recuperare il più possibile i punti. Scusami Alessandro, parlando di Raffo, davanti sta per incrociare le ruote di Tia Prince, che ha gomma media, e ovviamente la gomma media fa più fatica rispetto a gomma rossa. In questo momento si sta avvicinando parecchio, ma non lo dovrebbe disturbare. Comincia a piovere adesso, quindi Raffo ultima curva può approfittare di questa posizione del tracciato per far 34-2, attenzione dietro, perché adesso sarà difficilissimo migliorarsi. Sarà estremamente difficile. I piloti di questo momento devono cercare quantomeno di consolidare il proprio tempo, comunque di migliorarlo un pochettino. Infatti vedo che alcuni piloti stanno anche rientrando in pista. Topping ce la fa. I box. Topping ce la fa e si piazza secondo. Ottima mossa da parte del pilota Mercedes, che con gomme medie si posiziona in seconda posizione, e da qui la strategia dei big di questo campionato è totalmente diversa, totalmente diversificata. Talz invece fregato, perché deve iniziare adesso il giro di qualifica. Credo che non ce la faccia in tempo a completare il giro, almeno nell'ultimo settore. Ormai tutti i piloti stanno cercando di chiudere il tempo, ma è difficilissimo in queste condizioni. Credo che la classifica rimarrà questo. E che colpo per Topping Castle con gomma gialla. Topping ha mollato la zampata. Ha mollato la zampata da primo del campionato piloti. È riuscito a chiudere il suo giro con gomma media, in questo momento ha le porte aperte per vincere anche questa gara, per cui tanto di cappello da parte del pilota Mercedes. Andiamo a vedere un po' se i piloti si migliorano. Melisano si è migliorato in sesta posizione, purtroppo ha beccato l'acqua nell'ultima parte anche lui, come Tukumi, che sta rientrando. Stanno ormai rientrando tutti i piloti, credo che la qualifica si possa dichiarare finita ormai quando mancano 5 minuti e 40. Vedremo un po' se qualche pilota comunque proverà l'assaggio di intermedia, forse per carpire un po' la gomma se il caso dovesse piovere in gara. Parlando invece di qualifica, ottima qualifica di Raffo Idex, beccato perfettamente il tempismo per fare un buon tempo, straordinario topping. Credo che tra i te forse Talz c'è un po' l'amaro in bocca, perché credo che poteva
addirittura tentare l'assalto al primo posto, comunque partirà in seconda fila. E attenzione perché adesso la gara si fa interessante su una strategia, caro Alessandro, che dovrebbe essere univoca per tutti, ovvero che si andrà tutti sulle gomme hard. Ma le gomme hard non hanno quel grip buono che si può aspettare, anzi scivolano tantissimo, quindi sarà molto importante capire quanto i piloti si adatteranno alla mescola molto dura. Intanto, scusate, eravamo in onboard con Taz che dopo il taglio precedente si è rilanciato, ma non riesce a stare in pista. Gran controllo di uscita di curva 1, vista che si sta bagnando. Purtroppo. Un secondo di ritardo. Credo che comunque tutti i piloti adesso sono rientrati ai box e quindi Forse qualifica finita. anche Patrick vede che in questo momento sta effettuando il giro. Probabilmente per quantomeno avere un tempo cronometrato. Non esattamente miglior timing, purtroppo, ma queste sono le bellezze delle corse, sostanzialmente. Quindi lo spettacolo è anche questo, dopo tutto. Ma comunque, appunto, da sottolineare anche la prestazione comunque di Talza, che in ogni caso è riuscito a confermarsi nuovamente come pilota molto veloce nella sessione di qualifiche. Vedremo se riuscirà a concretizzare in questa pista. Chissà, magari adesso io la gufo palesemente. Questo qui è una speculazione che non rappresenta la realtà. Metto per iscritto, si sa mai. Io mi scarico ogni responsabilità. Però se Raffo Idex e Top Inchestra andassero a muro, Oh mamma. un po' come successe in quella maledetta domenica, con delle circostanze molto simili, non so se vi ricordate. Ah, meglio di no. Meglio di no, bravissimo. Per cui può anche essere, mai dire mai. Finché non lo vivremo, sono delle supposizioni. Quindi il pilota McLaren può eventualmente sperare anche questa possibilità. Intanto ragazzi, dalla regia, vi offro la ripetizione di quello che è successo prima con Talz, ecco lo rivediamo ora al rallentatore, ingresso di curva 1, sfiora il cordolo in uscita, questo per far capire quanto la pista fosse già bagnata, ecco qui, va sul gas, apre adesso, cordolo, tutto giù e via, parte dalla macchina, si capisce in maniera chiara che non c'è ancora, non c'è più grip e quindi non si può riuscire a migliorare. Grazie mille per l'insight, Luca. 2 minuti al termine della sessione. Vedo che Ferrari sta uscendo con le intermedie, forse per fare un po' di pratica, Sì. eventualmente. Non so se Luca hai magari degli insight per quanto riguarda il tempo in gara. Ragazzi, perdonatemi, sta Dimmi smettendo di tutto. piovere. Sta Oi. smettendo di piovere. Attenzione. Forse un ultimo minuto, forse. No, No, è impossibile perché è è già già tardi. tardi. Tra l'altro, il DRS è stato appena disabilitato dalla direzione gara. Ferra sta provando l'intermedio. Ora non sappiamo se in gara pioverà. Comunque può essere una prova, tanto per capire un po' il limite della macchina in queste condizioni, che non fa mai male. Vero. Soprattutto in un tracciato cittadino. Parlando invece, visto che abbiamo 1 minuto e mezzo e anzi un po' di tempo, parliamo anche degli altri piloti nello schieramento delle loro Sì. posizioni in questo Gran Premio. Ottima prestazione, ovviamente, di Tuukka Mäki che rispolvera un'altra volta un'ottima qualifica, ma anche di Kaiser Mazza che si è piazzato quinto e senza quel danno all'ala, forse probabilmente poteva pure migliorare il suo tempo. Comunque, gran prestazione per loro, come anche per il Tia Prince che tutto sommato si è piazzato in ottava posizione con gomma e anche lui ha una strategia diversificata rispetto agli altri per vedere anche lui dove potrà arrivare. Vero, e i delusi di giornata, purtroppo, almeno per quanto riguarda le qualifiche, sono appunto Patrick Speri e Slam, con il primo che non ha avuto modo di poter effettuare un tempo cronometrato a causa della pioggia, e Slam che ha incontrato la dura realtà delle barriere di Marina Bay, e di conseguenza non ha potuto effettuare
alcun giro cronometrato, quindi dovranno sudare le proverbiali sette camicie per cercare di quantomeno risalire la china fin dove possibile. Intanto, se Luca sta seguendo Ferra, che si gira adesso. Niente, volevo no. Più che altro far vedere un giro in diretta di Ferra, queste come intermedie, per cercare di capire quanto è difficile. Credo che Ferra l'abbia praticamente manifestato così, andando verso il muro all'uscita dell'ultima curva. Sarà però, interessante. Vai. Però vediamo subito, ragazzi. Ho sentito il pubblico sugli spalti molto contento, non so che tipo di... ma la perde perché va sull'esterno, ecco, questa zona qui. Il momento in cui lui va a toccare questo tappetino esterno, questa è una zona, purtroppo, intanto vedete che c'è la grata, che è la parte più scivolosa oltre al pitturato, ma è già una parte molto scivolosa sull'asciutto, quindi diventa già difficoltoso sull'asciutto a volte, e quindi via. Appena cambia traiettoria, torna sull'asfalto, via. È stato sì, molto molto particolare, come che è soprattutto molto molto spettacolare. Vedo che chiedono in chat, gli assenti sono sportiveggiante, Mave, che viene sostituito da Terra, e Gianlucoku come assenti. Forse mi sto dimenticando qualcuno, sinceramente. Allora, ci sono assenti, se non ricordo male, Maffe, sportiveggiante, che purtroppo è un'assenza dell'ultimo minuto, e sì. Gianlucoku. Esatto, perfetto. Questi sono i grandi assenti di quest'oggi. Aspettiamo in questo momento che Ferra concluda appunto il suo rientro ai box per poter definire conclusa definitivamente la sessione di qualifiche. Ma diamo un piccolo recap per quanto riguarda il posizionamento dei piloti. Abbiamo Rafoidex in prima posizione con un tempo di 1 minuto 34 secondi e 261, subito seguito dal suo principale rivale del campionato, primo in classifica, Toppin Kester, con tempo di 1 34 632, fatto con gomme medie. Terza posizione Talz, quarta posizione Tukomik, Kaisermat e Melisano occupano la terza fila, Paolo e il Tia Prince occupano la quarta, mentre Mr. Crave e Baraya occupano la quinta. In sesta fila abbiamo Ferra e River Tsunami, e in settima abbiamo Patrick Speri e Sdem, con il primo che non è riuscito a causa della pioggia a effettuare un tempo cronometrato, e con Sdem che ha incontrato le barriere di inizio sessione e di conseguenza non ha potuto effettuare alcun tempo cronometrato. Direi, caro mio Jacopo, che ci aspetterà una gara interessante. Vedremo come, soprattutto dal punto di vista delle strategie, vedremo come si comporta Rafoidex e Toppin Kestrel lì davanti con le gomme diversificate, considerando soprattutto che tra i primi 10 soltanto appunto Topping e il Tia Prince monteranno le gomme medie. Sì, diciamo che allora, per quanto riguarda la strategia, dovrebbe essere comunque che tutti vanno per la gomma hard, sia se si parte con la soft che se si partisse con la media, soprattutto riguardante i piloti dall'undicesimo posto in poi. Per chi ha gomma soft è abbastanza obbligatorio fermarsi quasi subito, perché la gomma muore all'istante, dopo il terzo o quarto giro già si comincia a soffrire, e quindi vedremo tutti i piloti con gomma rossa rientrare prestissimo. E questo cosa comporta? Comporta due fattori. La prima, che sicuramente guadagneranno su il Tia Prince e su Topping Kestrel in un eventuale overcut. La seconda cosa, che potrebbe essere invece molto negativa per chi parte subito con gomma soft, è il fatto che si ritroveranno piloti che più lenti con la gomma hard, perché io credo sicuramente che ci saranno molti piloti che partiranno con la gomma hard, sicuramente quelli che sono fuori dalla top 10, e quindi potranno risultare come comunque degli ostacoli per chi ha gomma nuova e chi vuole guadagnare, insomma. D'altro canto, invece, per chi parte con la gomma media ha una, diciamo, possibilità di allungare un pelo di più il primo stint, ma la gomma al contempo riesce, non ha quei giri sufficienti per poter comunque guadagnare su chi ha gomma nuova. Al contempo però possono sperare in una safety, in una virtual safety car, che può rimescolare le carte, quindi chi ha allungato la strategia può rientrare
perde la metà del tempo in box. Tutto dipenderà molto anche dall'eventuale, ovviamente, come si svolgerà la gara, se sarà una gara lineare oppure no. Uno scenario molto Certo. interessante in una gara dove l'errore sta dietro l'angolo. E soprattutto l'errore può essere estremamente fatale. Sicuramente se ci saranno dei problemi in pista vedremo la safety car, è molto probabile. Quindi ci potranno essere delle neutralizzazioni che potranno agevolare Occhio, magari. perché ieri la safety car l'abbiamo aspettata a lungo e ne sono uscite Ops. 4 virtual safety car invece. Perfetto, fantastico. Vedremo però se qualcuno potrà sfruttare magari la virtual o la safety car, in caso, se sarà presente, a suo vantaggio. Quindi abbiamo un ventaglio di possibilità abbastanza ampio, secondo me, dal punto di vista di strategie, di visione della gara. Non ci resta che viverla tutti insieme su Formula Italian Team, Gran Premio della Sports League 2020-2021 sul tracciato di Marina Bay in Singapore. Intanto i piloti sono appena partiti per il loro giro di ricognizione. Il tempo sembra come uguale a prima, abbastanza bel inquinato, proprio Dal come coordinamento, a proposito di meteo, le vai. previsioni dicono che dovrebbe non esserci nessuna precipitazione in gara. Perfetto. E vai. No, solo per chiudere un attimo le parentesi sulle gomme, notiamo che dalla undicesima posizione in poi c'è stata una doppia scelta, Ferrer e Patrick Sperry con gomma media. River Tsunami SDM con gomma hard, e attenzione perché sicuramente la gomma hard di River Tsunami SDM andrà molto in lungo, quindi sicuramente si possono trovare davanti dopo già 10 giri. Eh sì, quello è vero, assolutamente. Ale, ci sei? Prego, Luca. No, non ti sentivo più. Per un momento non Ah, ti avevo ok. sentito più. Ok. Sono ancora qua. Credo. Più o meno. Alfa Romeo che anche quale sarà eventualmente la migliore di strategia da parte dell'utilizzo delle gomme. Prima, siamo all'inizio del terzo settore, stiamo percorrendo il tratto di rettilineo che ci porterà poi al di sotto del tunnel e nell'ultimissime destra-sinistra del Gran Premio, con poi una porterà suddetta curva nella griglia sulla loro griglia di partenza. Datemi un vostro pronostico. Vai, Jacopo. Pronostico difficile. Io vado per Tals, guarda. Ma io ti dico la ti dico topping. Duccia Raffo. Vediamo Raffo cosa si inventa. Vediamo Raffo come riesce a chiudere la gara davanti. Attenzione, Dai. attenzione Di perché questo. topping, attenzione perché topping con gomma gialla sicura avrà una partenza lenta. Tanto 3 luci, 4 luci, 5 luci, Romone V6, turbo ibridi e il Gran Premio di Singapore. Passo in questa parte di Ah, contatto l'avanzata di vietro con Tubik. Ferrari. Sì, una Ferrari, Melisano. Melisano, è volato un flap. Volano flap sulla curva, una partenza non Forse un prima di Alfa previsti. Romeo. Vediamo subito. River Tsunami sembra quello forse che abbia rotto il flap. Oppure più che Sì. altro, sì, dovrebbe essere lui o Brian, uno dei due, perché ho visto un flap bianco se non sbaglio partire. Tanto là davanti Rapidex è partito fortissimo. Grande scatto di topping, non me l'aspettavo che partisse così bene con la gomma media. Invece è partito alla grande, e poi dietro si sono difesi con Paolo che solitamente fa delle grandi partenze, e infatti lo ritroviamo già in quarta posizione. Paolo, ottima partenza, è riuscito a scavalcare
la Racing Point di Tukumic, quindi di conseguenza il pilota della scuderia viola sponsorizzata BWT, non so più parlare, perdonatemi, a faticare per perduta, mentre Raffaele Edex e Toppi Inchestre stanno segnando dei bei intertempi, stanno cominciando a fare andatura. Raffaele Edex in questo momento ha già messo un secondo e mezzo di vantaggio, deve cercare di guadagnare il maggior tempo possibile nei confronti di Topping, perché sicuramente già dal terzo giro in poi la gomma media andrà molto più forte della gomma soft, ci sta riuscendo ampiamente, ma come ci sta riuscendo anche Topping nel guadagnare un secondo nei confronti di Tals, dietro praticamente Paolo e Tukumic stanno guidando il gruppetto con le due Alfa Tauri subito all'inseguimento, quindi attenzione perché è già fase molto importante del Gran Premio. Rientrano Brian e Melisano con Brian in penalità per accelerazione corsia box. Cambio d'ala per entrambi. È hard per Melisano, credo sarà hard per entrambi. Intanto ragazzi abbiamo subito il replay di quella che è stata la partenza, lo andiamo a vedere, così vediamo anche quello che è successo. Eccolo qui. Pronti via, occhio all'inquadratura dietro, occhio alla zona di Melisano. No, forse era un Alfa Tauri. Eh sì, è un Alfa Tauri, quella subito dietro, credo Tia Prince. Le gomme gialle, sì, Tia Prince. Sì, Tia Prince. Sì, quindi contatto con Tia Prince, quindi attenzione anche al doppio carro, che effettivamente vedremo. Questo è quello per quanto riguarda la partenza, torniamo live. Intanto Raffaele Edex e Troppi Inchestre stanno martellando, infatti hanno già creato un divario tra loro e il loro primo inseguitore Tals su McLaren di quasi 2 secondi e 9,3 secondi, per cui stanno spingendo abbastanza almeno in questi primi due giri. Vedo che Topping riesce a mantenersi su un distacco di 1,5 secondi più o meno. Sì, diciamo che bandiera gialla nel T3 è una McLaren ed è quella di Stam, arrivato lungo all'ingresso del tunnel. Ai. E magnifica mamma che manovra che deve fare adesso, infatti è in posta pista. Era una manovra impossibile quasi. Vanifica le sue gomme hard, vanifica sicuramente la sua strategia che poteva essere molto interessante, però gara lunga ancora con safety car e virtual safety car che possono uscire, quindi la possibilità di entrare in corsa c'è tutto. Mentre là davanti Raffaele Edex si è guadagnato, ma non ha guadagnato tantissimo, segno già che le gomme soft stanno soffrendo tantissimo. Siamo già nel corso del terzo giro, Topping mantiene benissimo il ritmo del pilota Red Bull, dietro fa più fatica Tals, ma ancora più fatica Paolo, che sta tenendo un gruppetto interessante con le due Alfa Tauri, soprattutto Tia Prince, che in questo momento sta aspettando i piloti là davanti che rientrino ai box sostanzialmente. Eh sì, starà anche interessante vedere i valzer appunto dei box che inizieranno fra pochi giri. Intanto 3 secondi di penalità per Stam. Sarà interessante vedere chi riuscirà, soprattutto per chi dovrà rientrare in box, riuscirà a guadagnare magari eventuali posizioni su altri loro avversari. Vediamo anche chi sarà, chi farà un undercut piuttosto che un overcut, anche se l'overcut mi sembra abbastanza difficile, soprattutto in questa pista, considerando appunto quello che hai riferito prima. Ha sfiorato il muro all'ingresso del tunnel con la parte destra della vettura, se non ha rotto è stato veramente un miracolo, perché veramente l'ha baciato, però sta soffrendo tantissimo di sottosterzo ancora anche all'ultima curva, non riesce a chiudere, attenzione perché si espone all'attacco di Tukumic. Vediamo Tukumic che va all'interno e riesce in questo momento a concludere la manovra. Kaisermatt ha cercato di fargli infilare la sorella, ma non nel senso della vettura. Si gira Crive e rompe. E questo potrebbe essere un favore per Raffaele Edex se entrasse una safety car virtual. Che non dovrebbe cambiare nulla perché sono troppo lontani dai box. No, in questo momento no, non cambia nulla, la situazione è congelata. Intanto lo rivediamo quello che diceva Jacopo, lo rivediamo subito.
c'è, lo vediamo qui con la coda dell'occhio, guardate dov'è la vettura di Paolo, è a un pelo dal muretto e guardate che qui c'è la barriera di gomma, il muretto è ancora più vicino, è davvero per un pelo. La rischiata grossa. Vai box, vai box rischiata. Brian, intanto la safety car dovrebbe tra un po' togliersi in, tra pochi secondi. Attenzione perché River Tsunami con gomma hard ha un distacco veramente ampio rispetto agli altri e non vorrei che adesso i piloti, soprattutto chi ha la rossa, stiano ragionando in virtù di dove sia River Tsunami, perché il distacco potrebbe essere al limite. Sì, ma attenzione perché la Virtual... Lungo! La Virtual ha entrato tantissimo topping e si è portato subito negli scarichi della Red Bull di Raffo. Più che altro è stato l'errore di Raffo a far riavvicinare tantissimo topping. Rientra in box Raffo, evidentemente la gomma non andava più, dovrebbe essere seguita da tutti gli altri piloti, infatti anche Tato subito dietro. Tukumi continua, Paolo continua, il Tiapris continua e Kaisermatt rientra. Importante vedere dove esce Raffo Idex. È un po' Raffo perché stava passando Taz. Vediamo un po' dove rientrerà soprattutto Raffo, se alle spalle di River Tsunami, credo di sì, veramente al limite. Sì, sta... sono forse appaiati. No, Raffo esce adesso dai box, quindi dietro River. Sì, River avanti. River davanti, adesso Topping Kessler ha la scelta se cercare di fare un overcut immediatamente, visto che comunque la gomma hard è veramente molto dura e molto insidiosa come gomma e quindi magari ci mette un po' a scaldarsi, oppure continuare con la sua strategia allungando la gomma media. In questo momento comunque Topping si è messo in una buonissima posizione. Non vorrei allarmarvi, ma forse ho visto qualcosa volare dalla vettura di Topping, mi sembra tutto a posto però. Forse c'è stato un birillo che ha preso, che è stato preso da Topping Kestrel. Scusami Alessandro, era un flap di Brian, della vettura di Brian, della Williams. Ok, perfetto, perché mi sono leggermente preoccupato, se devo essere sincero. Per cui tutto per Topping Kestrel. Vediamo appunto, come dicevi tu Jacopo, se rientrerà ora o se continuerà a spremere le gomme medie. Io credo che dovrebbe continuare, anche perché adesso Raffo Idex si ritroverà dietro a River Tsunami e dovremo capire se la strategia di River Tsunami, se vorrà tenere dietro e battagliare con il pilota della Red Bull oppure lo lascerà sfilare, perché se mentre si battagliano leggermente qua a Singapore è un problema perché perderebbero un sacco di secondi, quindi attenzione perché è una fase molto delicata del Gran Premio. Fatemi tenere gli occhi aperti sul duo River Tsunami-Raffo Idex con River Tsunami con un River Tsunami che non mi sa che non è convinto, non vuole farlo passare. E all'esterno ci prova subito Raffo Idex, vediamo se ce la fa a passare, sì. Il pilota dell'Alfa Tauri ce la fa, sì. Ottima manovra da parte del pilota Red Bull che riesce a smarcare River Tsunami come niente, per cui adesso in questo momento ha 16 secondi davanti a sé di stacco da Ferra, quindi ha una pista, Paolo, leggermente libera. Attenzione, qualcosa... deve aver fatto un errore Paolo, forse un contatto col muretto di box. Safety car e questo va a favorire tutti i piloti tutti i piloti con la media. Attenzione perché i primi quattro sicuramente adesso si rientreranno in box e teoricamente avrebbero l'opportunità di rimanere davanti alla Fuidex, perché ai box si dimezza tantissimo il tempo impiegato. Come potrebbe essere il suo compagno la causa del suo male? Sì, è un po' machiavellico, un po'. Tukumi, che tra l'altro delle pene. Tra l'altro, Tukumi che aveva montato le gomme medie, quindi doveva fare una doppia sosta. Adesso rientrerà in box per montare una gomma hard. E adesso interessante, allora Topping ha giocato il jolly e fortunatamente per lui il jolly è pagato perché sicuramente starà davanti. E importante capire più che altro il Tia Prince e Patrick Sperry se hanno l'opportunità di stare davanti a Raffo Idex. Lo vedo più difficile perché comunque il distacco è meno importante. Tanto Topping ha terminato la sua sosta di box, vedo che sta rientrando anche il Tia Prince. Era poi nel tunnel, tunnel. Attenzione che si giocano il jolly chi ha le gomme medie.
Arriva Paolo all'ultima curva adesso, ma non può andare più forte di così, c'ha il delta. Attenzione, Topping tranquillamente davanti. Vediamo se Tia Prince e Patrick Sperry stanno uscendo dai box adesso. No, è davanti Raffo. Mentre Taz anche lui va davanti per veramente poco. Peraltro praticamente inizia una gara 2.0, Jacopo. Sì. Che sono al pari con la Hard praticamente. C'è stato un reset della gara totale con la safety car, di conseguenza in questo momento sono Topping Cast e Raffo Idex sono ad armi pari, letteralmente. Forse sì, Raffo Idex con un giro di hard, ma non cambia nulla, hanno praticamente tutte le carte in regola per darsi battaglia dall'inizio alla fine. Comunque questo è la strategia che si era prefissato Topping Cast, rimanere fuori quel che serviva e sperare in una safety car o quantomeno comunque avere più opzioni nel suo arco, e una di queste era la safety car e l'ha sfruttato alla grande, perché comunque adesso si ritrova lui in testa e ricordiamo che adesso la track position con gomme pari è molto importante. Certo, quello assolutamente. Vedremo come si evolverà la gara, perché appunto, come ha detto anche Luca, abbiamo ribadito adesso, è... siamo fondamentalmente ad una gara 2.0, quindi la qualifica è come se non esistesse, più o meno, circa, per cui Topping Cast e Raffo Idex ci daranno battaglia dall'inizio alla fine della gara. Mentre per quanto riguarda le strategie non mi è chiaro due cose. La prima, il fatto che Tukumik è rimasto fuori comunque con gomma media, e la gomma media non credo che riesca a fare 26 giri o comunque 20 giri in maniera ottimale rispetto a chi ha le hard. E l'altra cosa, adesso sarà importante capire quanto ci metterà Taz a liberarsi di River, perché si potrebbe creare una spaccatura interessante, considerando però il fatto che potrebbero uscire altri virtual o safety car che potrebbero rimescolare le carte, quindi non è finita per niente. Ci potrebbe pure essere che qualcuno, se magari uscisse un'altra safety car nelle fasi finali del Gran Premio, montasse una gomma molto più morbida come una media oppure una soft. Vero. Bisogna contare anche questa casistica. Siamo all'ottavo giro su 31, può capitare ancora qualsiasi cosa fondamentalmente, per cui non è ancora finita per nessuno. Gara veramente lunghissima. sarà abbastanza debilitante, no? Soprattutto per i piloti, perché dovranno rimanere concentrati per un periodo maggiore. Mentre comunque, parlando anche delle gomme comunque hard, è vero che hanno adesso tutti la possibilità di arrivare fino in fondo, ma bisogna comunque gestire bene le gomme, perché anche ieri, e Luca credo che ce lo può confermare, abbiamo visto che le hard comunque arrivavano in fondo sì, ma comunque dovevi essere bravo a gestirle, perché non erano facile da gestire, soprattutto le posteriori. Sì, le hanno portate al 21esimo Dudu, credo. O no, forse era Bortoloso che poteva andare per 21 comunque. Diciamo che una ventina di giri li fanno, però serve manico. Chiaro, vero, assolutamente. Quindi vedremo. Intanto safety car rientra, attenzione. E attenzione che i ragazzi adesso devono scaldare benissimo le gomme, perché queste gomme sono veramente molto dure da portare su questa pista, e quindi cercare quantomeno di essere pronti soprattutto nelle prime curve, perché è facile bloccare o arrivare lunghi. L'importante è la preparazione adesso. Per non vedere dei disastri in curva 1, quello assolutamente. Vediamo che i piloti in questo momento stanno scaldando le gomme. Sono nel tunnel, vediamo se Topping riuscirà a fare lo strappo ai danni di Raffo. Topping è troppo veloce, così deve stare andando la safety. Rallenta qua, credo che riparte adesso. Taz! 5 secondi con il Tia Prince. Tanto il Tia Prince ha rotto. Classico.
Intanto la gara è ripartita, Taz in attacco subito nei confronti di Tsunami, un po' forzatino, un po' al limite, un po' forzatino, ma passa, guadagna la terza posizione. Tutto questo comunque con la safety car, oltre a topping, ci ha guadagnato tantissimo Patrick Sper e Ferra, che si trovano adesso nella top 5, e con River Tsunami che rientrerà per forza in box e credo che lascerà passare il compagno di squadra adesso, in top 4 il pilota dell'Alfa Romeo. Vero. Ferra! Gran sorpasso all'esterno. Vedo River abbastanza in difficoltà, infatti. Con Rafoidex che invece in questo momento sembra avere più grip rispetto a Topping. Bandiera gialla nel T2. Nel Tia Prince. Lungo. Rientra in pista. Ma sì. Gara rovinata per lui. Attenzione dietro perché River sta tenendo tutti dietro con Tukumi che ci prova. Nulla da fare. Nulla da fare ancora. Tukumi che sta perdendo tempo con Mega Kaiser Matt, perché non riesce a superare appunto River Tsunami, che ha evidentemente dei problemi. Infatti, guardate quanto sta perdendo il Tiaprice. Virtual. E questo potrebbe essere buono, anzi, buono per nessuno, più che altro perché credo 20 giri difficile che una gomma media riesca a farli. Infatti, tutti proseguono. Erroraccio di Tia, lungo nello stesso punto di slam della qualifica. Sicuramente innervosito dal contatto che ha avuto. Sì. Molto probabile. Attenzione alla ripartenza, importantissima. Anche perché si sono raffreddate gomme e freni. Riparte adesso. Intanto Topping Caster e Rafoidex hanno già guadagnato un vantaggio di 3 secondi su Talz. Sì, che deve guadagnare 3 secondi nei confronti di Patrick Sperry, perché adesso con questi 5 secondi di penalità deve cercare di crearsi il gap. È anche vero che però poi dopo nel post gara può chiedere anche la rimozione. È vero, bisognerà vedere nel post gara, perché appunto ci possono essere delle cose che noi non vediamo. I risultati di questa gara sono provvisori, ci sarà la direzione gara che valuterà i calci che verranno segnalati. Andiamo a vedere Tukumik che continua a soffrire dietro l'Alfa Romeo di Rizzonami. Vediamo se riesce ad avere uno spunto adesso. All'esterno! Non gira. E rompe. Rotto, ritirato. E vediamo se c'è una safety. Probabile, ma ovviamente non uscirà più. ma non mi sembra sia in traiettoria, probabilmente la safety non è necessaria. Vediamo un attimo. Erroraccio di Tukumik con la staccata troppo prolungata. Intanto c'è Brian che in questo momento da doppiato sta superando tutto il gruppo in questo momento davanti a sé, approfittando di Rivers che in questo momento sta facendo fatica. Sì. Attenzione dietro! River con Kaiser. Sì, esatto, perdonami. River con Kaiser Mats, con River che sta veramente facendo faticare tutti gli altri piloti per cercare di farli sorpassare. Ho veramente paura perché hanno DRS attivo. Kaiser Mats all'interno. Sportellate, ne approfitta Melisano che forse li va a passare entrambi all'esterno. Chiude la traiettoria e rompe. Troppo. C'è del safety nervosismo. Safety car virtuale ancora. Noto del nervosismo. Sì, qui diciamo che Melisano ha chiuso la porta senza purtroppo accorgersi che Kaiser Mats era comunque dentro e che almeno un minimo di spazio doveva essere concesso. Contatto tra i due, e chi ha avuto la peggio è stato anche Sdem, che si è trovato la vettura dell'Alfa Tauri lì in mezzo, non ha potuto evitarlo ed è stato schiacciato verso il muro. Intanto ragazzi, abbiamo il replay di quello che è successo con Tukumik, lo rivediamo lanciatissimo in fondo al dritto, sa che non ha spazio, via esterno, frena adesso ed è già
lontanissimo dal fermarla. Poteva andare dritto, ma lì è un attimo, basta non pensare un secondo e sei a muro, e lì era una scelta di secondi, ecco. La rivediamo, eccolo qui. A voi. River, drive through penalty. Sì, troppo eccesso di velocità sotto safety, sotto virtual safety car. Intanto fa passare, credo, Paolo. Sì, infatti Paolo passa davanti a River e intanto Sdem e Kaisermatt appunto sono rientrati ai box a sostituire le ali danneggiate. Vedremo che coperture monteranno. Ho paura che abbiano finito le hard, infatti vedo che Sdem ha montato le gomme medie, come anche Kaisermatt. Comunque questa fase di continua interruzione con continua uscita di virtual safety car fa comunque perdere concentrazione ai piloti, soprattutto Topping e Raffo, che stanno giocando per la vittoria. Non è facile mantenere comunque adesso il ritmo, perché la gara è stata continuamente spezzettata, quindi riprendere ritmo di nuovo, tutto da ricominciare, non è facile. E in questo momento Raffo sta cercando di prendere di più che altro mettere pressione al pilota Mercedes, che in questo momento sta reggendo bene, con Taz dietro, che ha quasi guadagnato i 5 secondi su Patrick Sperry, che si trova momentaneamente quarto dopo un'ottima gara. Vero, in questo momento diciamo che Taz si trova in più o meno in una sorta di terra di nessuno, si trova a 5 secondi di distacco da Topping e Raffo che sono lì davanti, si trova a 4 secondi e mezzo, quasi 5 di distacco da Patrick Sperry, che è il suo diretto inseguitore. Scusatemi, ma Raffo ha perso il posteriore all'ultima curva, praticamente l'ha fatto in slide, è uscito fuori dal tracciato, ma è riuscito comunque a rimanere dentro la pista. Che rischio per il pilota Red Bull, che però adesso vede il suo vantaggio l'allontanarsi a quasi un secondo, è veramente a filo, ma soprattutto è veramente al limite per cercare di mantenere adesso il ritmo di Topping Kestrel. L'ho visto anch'io, se devo essere sincero, mi sono un po' raggelato il sangue, mi è venuto il dividino, come si suol dire. Raffo sta veramente non dico al limite, ma quasi sta cercando di spremere quanto più possibile dalla sua Red Bull per cercare di mantenere appunto il treno di Topping Kestrel, per cui tanto di cappello a lui per anche questa per questo controllo incredibile. Gara che adesso viene dopo che è stata spezzettata più volte, adesso vede dei distacchi molto ampi tra i piloti, gli unici veramente vicini sono i primi due, e poi dopo nel gruppo invece dietro tutti i piloti sono abbastanza distanziati fra di loro. È interessante capire adesso dove Raffo Idex potrebbe impensierire il pilota Mercedes, perché ha comunque svantaggio di due giri sulla mescola e anche comunque lo svantaggio di stare dietro alla vettura che lo precede, quindi di accumulare aria sporca nei punti dove potrebbe in teoria tentare il sorpasso. Vero, assolutamente, infatti sarà interessante vedere appunto, come dicevi tu, cosa si inventerà Raffo. Ancora due volte sovrasterzo. Credo che in questo momento non sta cercando di portare temperatura alle ruote posteriori, perché sono, credo, troppo fredde per lui, o comunque sta sentendo di più l'usura del pilota là davanti, perché quei continui sovrasterzi di potenza fanno pensare che comunque o la gomma è poco calda e quindi gli manca completamente grip, o addirittura che comincia a sentire un'usura leggermente più elevata. Sto facendo un controllo sulle gomme, non mi sembra di notare nulla di strano al momento, quindi almeno visivamente non vedo cose particolari sul battistrada di entrambi. E Topping va via. Sì, un secondo e mezzo. Sì. Tanto Kaisermatt giro più veloce con un primo 38.579 con River che supera Sdem e si porta in ottava posizione. Questo momento con entrambi che sta attaccando River, sì, perché
Giusto. Si sono ritrovati dopo che River ha avuto il drive through penalty. Adesso vediamo se il pilota Alfa Romeo si difende. Sì, si butta all'interno nei confronti di Sdem. Staccatona di entrambi. Sdem, gran sorpasso. Prende 3 secondi. Prende 3 secondi. Prende altre secondi di penalità il pilota McLaren. E anche Brian, 3 secondi per lui. Mentre Tast in terza posizione ha ufficialmente guadagnato quei 5 secondi che serviva su Patrick Sperry ed è saldamente in terza posizione, sperando di non incrociare una safety car e una virtual che potrebbe far tornare indietro. Ferra 3 secondi anche lui. Adesso in questo momento siamo in una situazione di tranquillità, diciamo, nel senso che non vi sono dei combattimenti attivi. Tutti i piloti sono un po' distanziati l'uno dall'altro, per cui diciamo che siamo entrati in una sorta di guerra di logoramento. Siamo quasi a metà gara, ora è più una guerra appunto di nervi tra piloti, per vedere chi riuscirà a resistere, non fare errori, e tra chi magari per un piccolo calo di attenzione si trova con un danno all'ala e dovrà rientrare necessariamente ai box. Diciamo che questa fase di gara è la più difficile per i piloti, perché adesso sono tutti distanziati fra di loro e quindi praticamente devono guidare, devono mantenere una concentrazione alta, perché guidare attenzione, in mezzo a questi muretti. Perdonami, Kaisermat su River Tsunami, con River Tsunami che si difende all'interno e la Alfa Tauri di Kaisermat riesce a sorpassare all'esterno il pilota Alfa Romeo e a guadagnare la nona posizione. Sì, tornando invece al discorso di prima, adesso diciamo che è la fase più critica per i piloti, perché guidare da soli in un cittadino comunque richiede alta concentrazione ed è facile anche comunque perdere l'alta concentrazione, perché ti viene un po' spaesati da tutti questi muretti qua intorno. E quindi ora massima attenzione per tutti, vediamo un po' se riusciranno ad arrivare in fondo oppure se ci saranno altre sorprese, come in questo caso Topping, un controllo al limite in curva 4, tutto regolare per lui. Sì, intanto c'è Brian, se non va errato. Sì, Brian che rientra in box. E ha rotto l'ala. Giornata difficile per il pilota Williams. Mentre vedo che Topping Kestrel sta suonando la carica, si è già portato 2 secondi e uno di distacco da Rafo Idex. Siamo esattamente a metà gara. Sì, Topping in questo momento ha un gran vantaggio, nel senso comunque ha un vantaggio per quanto riguarda il fatto che in track position lui è il primo, quindi non si deve preoccupare di attaccare o di rischiare qualcosa. La seconda cosa, comunque ha anche gomme più fresche, quindi le può gestire al meglio anche nella fase finale del Gran Premio. Diciamo che l'unica sua preoccupazione magari è un ritorno di una safety car che potrebbe ricompattare il gruppo, ma in questo momento comunque sta gestendo bene la situazione e l'ha gestita sin dalla qualifica, ottenendo quel secondo posto con la gomma media che poi ha aperto le strade a sfruttare la safety car nelle prime fasi del Gran Premio e di ritornare in testa al Gran Premio. Vero, assolutamente, assolutamente. Però parliamo un attimo della prestazione anche non solo del primo e del secondo in classifica in questo momento virtuale della gara, ma parliamo anche degli altri piloti. Ad esempio parliamo di Patrick Sperry, che è partito dal fondo dello schieramento assieme a Sdem senza tempo cronometrato e in questo momento si trova in quarta posizione senza, almeno per ora, senza penalità alcuna. Sì, Patrick ha veramente fatto anche lui un ottimo Gran Premio, è riuscito a sfruttare bene l'inizio dei primi giri, nella quale non ha rischiato nulla, e poi dopo ha sfruttato anche lui la safety car per guadagnare un sacco di posizione, ma tutto sommato sta facendo veramente una gran gara, molto pulita, tranquilla, senza rischiare il giusto, prendendo dei punti, che è un po', diciamo, tutto il campionato che fa così, nel senso che in qualifica magari non lo troviamo mai là davanti, tranne qualche volta che magari c'era in qualche exploit, ma poi invece lo troviamo forse uno dei piloti più concreti nella gara, che porta sempre comunque punti a casa,
ricordiamo che lui ha comunque conquistato una vittoria quest'anno e sì, oltretutto si sta giocando con Milissano e con Gianluca la terza posizione nel campionato, quindi, e anche Sdem, e la terza posizione nel campionato comunque è in lotta per la top 5 nel campionato sport, quindi ottima gara per lui. E ottima gara, aggiungerei, per chiudere il discorso anche di Ferra, che ha seguito la medesima strategia del pilota Alfa Romeo e ripropone un'ottima prestazione dopo quella fatta a Monza, quindi un back to back per lui molto positivo. Assolutamente, assolutamente. In un certo senso Patrick mi ricorda leggermente, adesso sono sicuro che distrarrò uno dei direttori di gara, mi ricorda un po' negli anni passati un certo Hiroshi che molto spesso in qualifica usava delle strategie differenti rispetto al gruppo, ma che nonostante tutto riusciva comunque a salire la classifica in gara, riusciva a sfruttare anche la sfortuna altrui, fondamentalmente se la faceva proprio, la trasformava in fortuna e riusciva comunque a guadagnare piazzamenti di tutto rispetto, per cui di conseguenza in questo momento vedo un attimo Patrick sotto questa stella, assolutamente. Paolo è rientrato ai box, vediamo se riesce a mantenere la posizione nei confronti di Sdem invece lo passa e quindi Paolo va alle spalle del pilota McLaren, che comunque con tanta sfortuna, con un po' di errori, in questo momento si ritrova settimo, anche se ha 6 secondi sul gruppone. Sì, vero, assolutamente, infatti vedo che i distacchi tra piloti generalmente si stanno aumentando tra di loro, per cui in questo momento sembra che sia tutto tra virgolette tranquillo. Eventualmente sono da tenere d'occhio Sdem e Paolo, con Paolo che è appena uscito dai box con gomme medie fresche. Vedremo Sdem se riuscirà a difendersi dagli attacchi della Red Bull appunto di Paolo, o se soccomberà fondamentalmente all'armata Red Bull. Mentre andiamo anche a vedere un po' i tempi sul giro dei piloti per capire un po' il loro ritmo in questo momento, Top Inchester si aggira sul 40 basso, 39,9 in questo ultimo passaggio. Raffo Irex comunque mantiene un buon gap perché ha girato anche lui in 40 basso, ultimo passaggio per lui 40,2, Taz già fa salire i suoi tempi sul 41. E discorso vale anche per Patrick Sperry, che fa salire il suo tempo sul 41,6, quindi diciamo che i primi due in questo momento hanno quasi un secondo di differenza rispetto alla concorrenza, perché man mano che poi si va a scalare nelle posizioni troviamo forse Sdem, che in questo momento ovviamente è il più veloce in pista, ma gomma media, quindi è normale che in questo momento il pilota McLaren sia il più veloce. Sì, assolutamente, assolutamente. In questo momento vedo che sta difendendosi anche molto bene nei confronti di Paolo. In questo momento sono su uno dei rettilini che presenta il DRS, ma il pilota Red Bull non ha abbastanza per potersi avvicinare concretamente alla McLaren, appunto, di Sdem, ed eventualmente tentare un possibile attacco. Topping va a concludere nell'ennesimo giro e gira in 39,0, ha dato veramente un colpo, 39,7 per Raffo Irex, che perde 7 decimi in questo giro, quindi Topping ha abbassato sensibilmente il suo ritmo nel Gran Premio, è arrivato alzi in 40,8, ha perso 1,8 secondi nei confronti di Topping e 1 secondo rispetto a Raffo Irex, quindi sicuramente diversa interpretazione adesso del momento della gara con sia Milissano box era a meno di un secondo, la Ferra rientra, ok, 17 giri credo che rientri più che altro perché adesso con questa gomma media sicuramente rimane davanti nella track position e cercherà magari di mettere pressione a Ferra, ma dubito che i primi 5 vadano a fermarsi a coprire la strategia del pilota Ferrari. Eventualmente Milissano effettuerà il giro veloce, sì, prenderà il punto del giro veloce eventualmente, che nella battaglia per il terzo posto è molto importante, anche perché comunque lì sesto era, sesto vero, rimaneva, quindi importante prendere Paolo crash, sì, si era visto da prima.
Paolo ha avuto un problema di connessione, per cui la sua gara sta diventando decisamente in salita in questo momento, per cui vedremo se rientrerà, se avrà modo di recuperare il controllo della macchina, soprattutto se riuscirà la sua vettura a non perdere troppo terreno dalla McLaren Bisden. 39,8 per topping, 39,7 per Fuidex, quindi topping in questo momento. Intanto Paolo rientra, in questo momento si riavvicinano i tempi dei due. Tassi in questo momento arriva sul traguardo, gira in 41. Ovviamente non ha interesse il pilota McLaren di spingere, visto che comunque consolida la sua posizione sul podio. Dietro Patrick prova a ricucire un po', ma gira in 41 e mezzo, quindi stesso tempo del pilota McLaren. Ferra anche lui sul anzi 42,6 per il pilota della Haas. Vedremo adesso Melisano che con questa strategia ha 10 giri per spingere forte. Vedremo se riuscirà a chiudere il gap su Ferra. Sarebbe comunque importante perché c'è in ballo la quinta posizione. Assolutamente, soprattutto sono punti importanti dal punto di vista del campionato, perché dobbiamo comunque ricordare anche questa cosa con il campionato, soprattutto per quanto riguarda la terza, se non sbaglio, posizione, dove appunto il combattimento, fondamentalmente la lotta tra i piloti è più viva che mai. Con appunto sto andando a recuperare giusto in questo istante le classifiche con Top Inchiesta in questo momento che sta comandando la classifica piloti con 200, 285 punti, seguito da Raffo con un distacco di quasi 70-71 punti, che sono molto, molto pesanti in questo momento di stagione, mentre in terza posizione abbiamo appunto una lotta molto aperta con appunto in questo momento SDEM che comanda il gruppo che lotta per la terza posizione a 129 punti, in quarta posizione Melissano a 121, Gianluca Coco a 111, mentre Patrick Speri in questo momento è a 109 punti. Quindi la lotta per la terza posizione, la quarta e la quinta è ancora totalmente aperta, mentre per quanto riguarda la classifica costruttori abbiamo la Mercedes che comanda anch'essa la classifica costruttori con 300, 357 punti, subito seguito dalla Red Bull a 312, quindi qui il distacco si aggira sui 40 punti più o meno, mentre molto staccata in terza posizione abbiamo la McLaren con 210 punti. In quarta la Ferrari a 188 e via via per tutti gli altri. Giro veloce di Melissano 37,7. Questione. Ah, bandiera gialla nel Bandiera T3 Kaisermetz. Alfa Tauri di Kaisermaz. Sì. Testa coda per lui, riparte il pilota Alfa Tauri. Considerazione per quanto riguarda Deve intanto rientrare. attenzione al duello per la settima posizione tra Sdem e Paolo. Melissano ha guadagnato quasi 5 secondi su Ferra in questo giro. Attenzione perché ho visto che le gomme hard. Attenzione, errore di Sdem, l'ha lasciato Oh. andare. Adesso Paolo. Ok. È che purtroppo eravamo in onboard, non ho capito se ha perso il posteriore o si è rallentato, perché era un po' anomalo. Io ho visto dalla televisiva, non dall'onboard, mi è sembrato che avesse rallentato in qualche modo, però non ho visto l'acceleratore, sinceramente, se dall'onboard l'acceleratore era aperto al massimo o meno. Sembra un po' strano, però il fatto rimane, Paolo scavalca Sdem e guadagna la settima posizione. Mentre Melisano ha girato nell'ultimo giro in 37,7 contro il 42 di Ferra, che adesso vedremo in questo giro che tempo farà. Ma Ferra sta girando veramente piano in questo momento. Vediamo se risponde. No, 42,4 con Sdem, con Melisano che probabilmente girerà in 38 in questo giro. Attenzione perché se va avanti così lo andrà a riprendere al pilota Haas e con la penalità di Ferra Melisano già potrebbe rimanere in quinta posizione, che comunque sarebbe punti importanti considerando anche il giro più veloce. Vero, a questo punto è da considerare molto plausibile anche questa cosa qui. Infatti, vedo che Melissano sta veramente
dando molta benzina al suo motore, sta premendo molto forte il pedale dell'acceleratore, quindi mamma mia che ho visto un pelo di melissano sul muro. Brrr, l'ha segnato con le gomme, ne sono certo, mamma mia. Mentre Luca, se non sbaglio, ha fatto vedere l'immagine di del passo di Sdem su del passo di Paolo su Sdem, credo che l'abbia lasciato passare. Non mi sembrava che avesse perso il posteriore. Non so, Luca, se tu avevi. Ho provato a rivederlo. Adesso lo rivediamo insieme. Lo rivediamo una seconda volta. Un momento che vado a ritrovare di nuovo le immagini. Eccole qui. Vediamo, arriva. Sembra solo scartare, cioè si sposta lui. A me sembra uno spostamento molto naturale. O ha capito che non aveva modo di mettere 6 secondi, perché erano quelli per la vita che aveva, e quindi ha rinunciato. Comunque, giusto anche pensare probabilmente a portare a casa la macchina, i punti di quelli che sono, e non compromettere ancora di più la situazione. Ferra sta rispondendo, cerca di rispondere ai tempi di Melissano, perché ha girato in 42-1, ma purtroppo per lui Melissano guadagna circa 3 secondi e mezzo al giro. 42-1 per il pilota della Haas, 38-6 per il pilota Ferrari, che credo che a questo punto nei prossimi due passaggi dovrebbe essere già nella coda del pilota Haas. E attenzione, perché con questo ritmo sta andando a riprendere pure Paolo e pure Patrick, ma Patrick ha 9 secondi di anzi 8 secondi di vantaggio sul pilota della Haas. Intanto vi segnalo che dalla lacra attività del buon Mark, del nostro direttore gara, il live timing a quanto pare è di nuova funzione, quindi ottimo lavoro. In questo momento possiamo appunto vedere eventualmente anche molte altre informazioni per quanto riguarda i piloti in questo momento. Se volete andare a vedere il right timing, andate sul nostro sito. Intanto Kaisermatt 1:37.489, attenzione. Se volete andare a vedere il live timing, andate nel nostro sito e potrete vedere appunto il timing in diretta di tutti i piloti al momento in gara. Questo non fa bene per Melissano, il giro veloce di Kaisermatt, perché era importante anche per il pilota della Ferrari guadagnare quel punticino, ma credo che Sdem abbia intenzione di rubare subito il giro veloce a Kaiser e guadagnare un punticino che nell'ottica del campionato può essere molto importante in una fase di Gran Premio in questo momento, dove i piloti sono molto distanziati e quindi i piloti cercano di guadagnarsi questo punto extra. Intanto, appunto, come mi corregge Mark, grazie al lavoro di Lopensky, che dietro le quinte fa i suoi magheggi, quindi grazie mille Lope, molto molto gentile. Intanto il distacco tra la Topincast e Raffo è sempre sui 3 secondi circa. Sì, si è stabilizzato il distacco tra i primi due. Ovviamente Topping non ha più la volontà di spingere molto, ha messo il gap sufficiente per controllare la situazione. Rafidex forse cerca comunque di mettere ancora pressione, rimanendo lì a battagliare coi tempi, quindi sperare comunque in un errore del pilota Mercedes. Comunque l'equilibrio dei due è tale che in questo momento non riesce né a guadagnare né a perdere, mentre dietro Melissano sta guadagnando ancora nei confronti di Ferra, si è portato quasi 7 secondi e sicuramente tra pochi giri potrebbe rientrare dietro a Ferra e guadagnare la quinta posizione a scapito delle penalità del pilota Haas. Infatti siamo in questo momento intanto al giro 26 su 31 rimanenti, manca poco al termine della gara. Facciamo un recap molto veloce per chi si è connesso in questo momento. Ci sono state diverse virtual safety car e una safety car reale, diciamo, e questo ha scombinato abbastanza le carte in tavola con Topping Kestrel, che ha avanzato di posizione rispetto a Raffo Idex. Taz è rimasto in terza posizione. Patrick Spade, che è dritto al fondo dello schieramento a causa della pioggia durante le qualifiche,
in questo momento ora è in quarta posizione, subito seguito infatti anche da Ferra, che anche lui è partito dalle retrovie. In sesta posizione abbiamo Melissano, in settima abbiamo Paolo, in ottava Sdem, in nona Kaisermat, in decima River Tsunami, e a chiudere in questo momento lo schieramento dei piloti ancora in gara è presente Brian, mentre Tukumik, il Tia Prince e Mr. Clive si sono ritirati per aver incontrato il destino, mettiamolo in questo modo, delle barriere in quel di Marina Bay. Sdem intanto con gomme soft segna il giro record con un primo 37 e 370 millesimi. Sì, un tempo che a me è stato leggermente più veloce, però tempo comunque sufficiente per guadagnare in questo momento il punto extra per lui e per la McLaren, quindi per ora lui si porta a casa il giro più veloce. Attenzione perché la Fuidex si è portato sotto i 3 secondi rispetto in Kestrel, credo o un errore o comunque un drastico calo del pilota della Mercedes. Che comunque mantiene un buon gap quando mancano 4 giri al termine, però la Fuidex non ha mollato la presa. No, quello no, assolutamente, infatti non ha assolutamente mollato la presa, quel che è veramente comunque sinonimo del talento cristallino che hanno entrambi i piloti in maniera indistinta, senza in alcun punto alcuna preferenza di sorta. Ferra intanto gira in 41, ma Melissano gira in 39 passo, quindi altri 2 secondi per il pilota Ferrari, che credo, se non questo, al prossimo giro sarà nei tubi di scarico del pilota Haas e quindi guadagnerà la quinta posizione per via delle penalità. Intanto ti segnalo anche alla chat che in questo momento sul nostro canale Telegram ufficiale, Formula Italian Team Official Channel, sono partite le votazioni per decidere il driver of the day per quanto riguarda la gara della Sport League qui in Singapore. Telegram è un servizio di messaggistica istantanea simpatico, che fa molto ridere, nel senso che ti fa ridere per quante cose belle ti propone, mentre la controparte più famosa ti fa soltanto piangere per quanto ha poche cose che ti permette di fare, quindi di conseguenza è gratuito soprattutto. Per cui cercate nel vostro Play Store, nel vostro App Store, l'applicazione di Telegram, scaricatela, si può usare anche da desktop, cercate il canale Formula Italian Team Official Channel e votate. Tempi su giro intanto là davanti, Top in Castle 40-0, la Fuidex 41, quindi ritornano a essere pari i due piloti, con Top in Castle che ha riguadagnato adesso nel primo settore il vantaggio che aveva perso, 3 secondi e 3 per il leader attuale della classifica mondiale, che mette un'ulteriore tacca, ancora mancano 3 giri, ma mette un'ulteriore tacca a questo Gran Premio. Assolutamente, infatti mancano anche 3 giri fondamentalmente, quindi il tempo si riduce. Melissano è arrivato. Vicina. Sì, Melissano sì. Siamo a mezzo secondo di distacco. E Ferra lo fa passare. Sì. Ferra anche lui, come Sdem, praticamente non ha deciso di lottare con Melissano. Strategia, credo, anche corretta da un certo punto di vista per il pilota della Haas, perché comunque aveva 3 secondi in penalità. Melissano, gomma molto più fresca e soprattutto diverso compound, che sta andando 2 secondi più forte. Ferra vuole giustamente guadagnare una sesta posizione, intanto Kaisermat 3 secondi. Ferra vuole guadagnare giustamente la sesta posizione, che è importante per la sua classifica, e comunque fa sì che in queste due tappe di Monza e di Singapore lui abbia guadagnato tanti punti e corso molto molto bene. Assolutamente, anche perché appunto in ogni caso, anche se avesse tentato di difendere la quinta posizione nei confronti di Melissano, intanto ora attenzione, fine dei giochi, Raffo. Fine fattuale tombale per le speranze di vittoria in questo momento di Raffo. Può ancora sperare in qualche aiuto da parte di un errore cataclisma di... in questo momento. Bravissimo, esatto, da parte di Top in Kestrel, ma non vedo difficile, diciamo, che ciò possa avvenire. Dicevo,
Anche se Fer avesse tentato di difendere la posizione su Melisano, comunque Melisano si sarebbe ritrovato davanti, avrebbero perso sicuramente del tempo e soprattutto avrebbero rischiato molto dal punto di vista della, appunto, della propria prestazione. Ci sarebbero stati magari dei contatti o comunque delle interazioni non poco felici, quindi Fer ha deciso di farsi, di concedere il passo e fare giustamente la sua gara. Da, comunque questi 3 secondi per quanto riguarda la Fedex fanno sì che adesso Topping Castle proprio si senta molto più leggero all'interno della sua vettura, perché ha praticamente un cuscinetto importantissimo di margine, deve solo gestire questi ultimi 2 giri. Parlando per quanto riguarda la classifica, questa è un'ulteriore tacca che sta andando ad imprimere Topping Kestrel in un campionato che, dopo i primi Gran Premi che erano veramente carichi di colpi di scena, ha trovato un leader vero che si sta dimostrando il più forte in questo momento del campionato. Vero, ma soprattutto anche costante. Aggiungerei anche, secondo me, la parola costante, perché Topping ha avuto, se non mi ricordo male, anche lui dei suoi, i suoi alti e i suoi bassi, ma comunque è sempre riuscito a capitalizzare quello che otteneva e soprattutto è sempre rimasto bene o male nelle posizioni che contavano. Avrà avuto forse probabilmente qualche gara magra, ma è comunque riuscito poi in quelle successive a risalire la china e riportarsi nelle posizioni che contano. Quindi anche da questo, secondo me, si riconosce un campione. Anche perché comunque oggi sì, è vero che è stato fortunato con la safety car che è entrata al momento giusto, ma comunque lui se l'era guadagnato con un'ottima qualifica con gomma gialla che gli ha permesso poi dopo di poter contare di quel vantaggio di un eventuale safety car. Quindi comunque se l'è cercata e se l'è guadagnata la posizione che adesso sta ottenendo in pista. Sfortunato Raffo, perché in una, diciamo, situazione normale avrebbe tenuto la track position davanti e poteva difendersi nei confronti del pilota Mercedes, ma così non è stato. Quindi in questo momento onore a Topping Castle che va a iniziare il suo ultimo giro del Gran Premio Singapore. Infatti siamo all'ultimo giro, siamo sul rettilineo principale con Topping che appunto sta comandando la gara. Attenzione, ho visto ci sta sentendo, ce la sta facendo sudare, mi sa, io lo dico, lo metto qui nero su bianco. Le gomme stanno finendo un po' per tutti, un leggero danno per Talza all'anteriore sinistro, ma ormai siamo indietro alla... Sì, manca poco meno di un giro il vantaggio di Talza su Patrick di 10 secondi. Bisogna controllare forse la penalità su Talz, perché se 5 non sbaglio secondi. A 5 secondi per cui ha un cuscinetto di 5, quindi non dovrebbe avere altri danno problemi. Dovrebbe essere leggero, sì. Sì, quello assolutamente. In questo momento siamo sul secondo rettilineo con il DRS, abbiamo terminato giusto in questo momento il secondo settore, siamo nell'ultimo settore dell'ultimo giro di questa gara a Singapore nel circuito di Marina Bay, con Topping Castle che si è confermato nuovamente come leader del campionato e come leader di gara. È riuscito a sfruttare una safety car a suo favore ed è riuscito appunto a ribaltare il risultato delle qualifiche che comunque lo portava a partire in seconda posizione. In questo momento Topping Castle taglia il traguardo e vince il Gran Premio di Singapore, quel di Marina Bay, subito seguito da Raffo Idex subito dietro, mentre Talz in questo momento, a meno di cataclismi incredibili, termina la gara in terza posizione e guadagna il gradino più basso del podio. Sì, infatti il pilota McLaren sta concludendo le ultime curve, grande gara comunque anche per lui, terza posizione solida conquistata sul campo, quindi finalmente Talz va a podio dopo, anzi ritorna nuovamente sul podio dopo il Gran Premio di Monza, quindi continua la sua striscia positiva. Ottima gara di Patrick Sperry quarto, Melisano conclude in quinta posizione e Ferra concluderà in sesta piazza.
Poi subito a seguire avremo Paolo in settima, Sdem e Kaisermat che saranno in ottava e in nona posizione. A chiudere lo schieramento dei piloti arrivati al traguardo abbiamo River Tsunami e Brian, mentre i piloti ritirati sono Tukumik, il Tia Prince e Mr. Clive. Tanto aspettiamo Sdem e Kaisermat che stanno raggiungendo in questo momento la linea del traguardo prima di poter appunto passare ai festeggiamenti, al bagno di champagne che appunto si aspettano i primi tre classificati. Infatti in questo momento Sdem e Kaisermat stanno tagliando il traguardo e termina definitivamente la gara in quel di Singapore. Allora, caro Jacopo, cosa ne pensi della gara che è appena terminata? Ma è una gara che si è decisa nella prima parte, ovviamente con gli ingressi della safety car che ha svoltato completamente il Gran Premio a favore di un top in Kestrel, bravo comunque a trovarsi nel momento giusto, al posto giusto, indovinando la qualifica. Gara, se vogliamo dirla, anche abbastanza lineare poi dopo nella seconda parte di gara, perché comunque le gomme hard facevano sì che tutte avevano le stesse gomme che dovevano portarle tutte al traguardo. Non ci sono state grandi variazioni per quanto riguarda le posizioni, tranne Melisano che poi con la sua strategia è riuscito a guadagnare la quinta piazza. Per il resto Rafał Hiddink avrà molto da recriminare per la safety car procurata dal suo compagno di squadra. Top in Kestrel ancora una volta si dimostra il più forte in questo momento nella Sport League. Menzione d'onore per Patrick e Ferra, perché hanno indovinato la strategia e hanno fatto un'ottima gara partendo dal fondo. Intanto sto invitando i primi tre classificati che dovrebbero entrare credo a breve. Mentre appunto confermo l'ottima prestazione di Patrick Sperry e anche di Talz ovviamente, ma soprattutto appunto quella di Patrick Sperry, che è partito dal fondo, è riuscito comunque nonostante l'avversità, come abbiamo visto anche da parte di altri piloti all'interno di questo campionato su altri circuiti, sono riusciti a tra virgolette vincere l'avversità e a guadagnare le posizioni che contano o addirittura una vittoria. Quindi complimenti davvero a Patrick Sperry, ma ovviamente anche a tutti gli altri piloti che hanno partecipato quest'oggi. Intanto vedo che stanno entrando i primi tre classificati, vedo che sta entrando Rafał Hiddink, aspettiamo appunto Topping Kestrel e Talz. Ecco i piloti che stanno adesso arrivando nel parco chiuso virtuale per parlare con noi di un Gran Premio che ha riservato tante emozioni soprattutto nella prima parte di gara, che poi dopo si è andata a finire in maniera molto più lineare con i passi dei vari piloti. Attendiamo solamente Talz in postazione, nel mentre comunque possiamo già anche iniziare. Yes. Faccio giusto, perdonami, un piccolo avviso per i ragazzi in chat: se volete fare delle domande o se avete delle curiosità da chiedere ai primi tre classificati, effettuate pure le domande che io e anche sicuramente Luca vi leggeremo e avremo modo appunto di fornire queste domande ai primi tre classificati. Per cui prego Jacopo. Perfetto, quindi cominciamo questa intervista post gara introducendo ovviamente al vincitore del Gran Premio di Singapore, ovvero Topping Kestrel. Ciao Topping. Ciao. Gara decisa dalla safety car, ma soprattutto decisa dalla qualifica, nella quale hai rischiato con la gomma media, ma il tuo azzardo si è rivelato giusto e hai poi dopo capitalizzato con la safety car e sei andato a vincere il Gran Premio. Ottima gara, ma soprattutto ottima performance. Sì, partendo dalla qualifica non avevo visto assolutamente che ci fosse la pioggia. Ero convinto di fare due tentativi in realtà con la media, però il mio ingegnere mi ha avvisato che al decimo stava per arrivare una pioggia imminente. Quindi ho cercato di non tagliare, di stare attento e fortunatamente sono riuscito a partire secondo. Per quanto riguarda la gara, sì, i primi giri normali,
Poi non so quante safety car o virtual ci sono state. All'inizio non riuscivo a prendere il ritmo. Neanche dopo, quando è ripartita la safety car, che ero prima, avevo l'hard. E poi per 10 giri ho cercato di staccare Raffo, e poi gli altri 11 ho cercato di gestire, di non prendere tagli, anche perché avevo due avvisi. E niente. Quindi comunque questa gara consolida la tua posizione anche nella classifica mondiale. Ora il tuo vantaggio aumenta rispetto a Raffo Idex, che è il primo inseguitore. Quanto ti mette tranquillità in vista dei prossimi Gran Premi, perché ovviamente comincia a mancare sempre meno? Sì, diciamo che è un po' più di tranquillità, però comunque vediamo, mancano ancora un bel po' di gare. Perfetto. Luca, hai qualche domanda? Anche tu, Alessandro, hai qualche domanda magari per Topping? No, non so se c'era Alessandro, io gli chiedo, era più timoroso di continuare con la sua strategia o più timoroso di quando ha visto entrare la safety car e sapere che avrebbe avuto Raffo dietro a parità di gomma? Perché diciamo nell'incrocio di strategie sarebbe stato molto più avvantaggiato. Con la safety car sono praticamente ripartiti alla pari. Sì, si è azzerato tutto, praticamente il vantaggio della media non c'è più stato. Io contavo di fare almeno 10-11 giri per avere un hard molto più fresca, quindi cioè, si è ricominciato da zero praticamente. Alessandro, hai qualche domanda anche tua personale? Non al momento, andate pure avanti. Perfetto, quindi passiamo avanti e andiamo al secondo classificato, al pullman di giornata, Raffo Idex. Ciao Raffo. Buonasera. Buonasera Raffo, hai praticamente condotto la gara prima della safety car, avevi pure smarcato bene nei confronti di... del pilota Alfa Romeo, che River Tsunami, che aveva la tua stessa strategia con la gomma hard, però poi è arrivata la safety car e hai dovuto ricominciare da capo, perdendo pure la track position. Forse questo è il vero rammarico, questa safety car molto anticipata. Sì, la delusione più grande è stata quella safety car, mi ha distrutto interiormente sinceramente. Però comunque senza la safety car non sarebbe cambiato molto, comunque non ne avevo, soprattutto con le hard facevo tanta fatica inizialmente a prendere il ritmo, l'auto non girava, scivolava. Negli ultimi giri mi ero un po' più resestato, forse giravamo quasi uguali, ogni tanto facevo qualche piccolo errore e perdevo, ma inizialmente è stato un po' caotico, un po' difficile. Questo colpo comunque di aver perso questa gara, quanto ti può inficiare nel morale anche per quanto riguarda la classifica, che ti vede sempre più allontanarsi mai da Topping? Credi ancora comunque nel mondiale, oppure pensi che si comincia a essere veramente dura arrivare a lottare con il pilota Mercedes? No, ormai non... Già prima di Monza ero con il morale un po' così. Monza è stata, diciamo, l'ammazzata definitiva, perché comunque... Meno male, prima di Monza, adesso non mi ricordo, ero a 45 punti, 48, e adesso dopo Monza 71. Quindi stasera non sono arrivato con l'idea, devo rimontare, stasera era... Cioè ormai ogni gara è diventato un all-in per me, non ci penso più al campionato. Cioè, è utopistico da parte mia. Perfetto. A questo punto una domanda te la giro io. Indipendentemente sì. Dal fatto che il campionato sia utopistico, ecco, perché comunque le distanze, i risultati, tutto quello che ne concerne, però forse questa era una di quelle occasioni dove dici magari, ecco, una matta a Singapore può capitare, è una di quelle piste dove magari qualcosa può succedere, mentre dopo di questa, per carità, mai dire mai, ma la sensazione è che si andrà su piste dove il fattore variabile potrebbe essere molto meno incidente che qui. No, beh, sì, anche stasera c'era la cosa, sì, è variabile, ma alla fine, cioè, in questo momento potrei anche stare lì a vincerle tutte, che non cambierebbe nulla, quindi cioè, ormai non dipende più, diciamo, solo da me, dipende anche da miei avversari. Poi ecco, siamo arrivati a un punto che forse ormai siamo sempre io Topping e è difficile che qualcuno ci si metta fra di noi, diciamo. Cioè, nulla da togliere agli altri, ovviamente, però ecco, non so come spiegarmi bene a parole, però
Non so se avete afferrato il concetto. Sì, sì. Diciamo che adesso devi sperare, cioè speri più nella fortuna che capiti qualcosa che ti possa rientrare, altrimenti se no per te la vedi abbastanza grigia, insomma. Sì, ma non è grigia, cioè, ormai ci penso poco e niente, perché è veramente, cioè, è un distacco veramente grande in così poche gare, è veramente irrealistico. Perfetto, Alessandro, hai qualche domanda per risollevare un po' il morale del pilota Red Bull? No, perché sono battute stupide, ce ne lasciamo perdere. Vedo di farla dopo, intanto vedo un topping extra che si suba per 3 mesi, guarda che noi ti vediamo, io te lo dico, topping, fai il bravo, e ok, perfetto, andate pure avanti. Perfetto, ci ha raggiunto mentre parlavamo con i primi due il terzo classificato, ovvero Tazzo. Ciao Antonio. Ciao a tutti. Antonio, allora, qualifica che forse un pelo di amaro in bocca per il timing sbagliato con la pioggia, credo che forse ce l'hai, ma comunque in gara ti sei difeso bene, consolidato la terza posizione e hai portato punti importanti per la McLaren. Beh dai, diciamo che è andata meglio del previsto, insomma. E partendo ancora prima delle qualifiche, diciamo che le prove sono state davvero minime, perché ho avuto un po' di problemi con la linea, infatti non sapevo neanche se dovevo correre o meno, però ci siamo presentati comunque. È andata abbastanza di fortuna in qualifica, per non dire un'altra parola, visto che in molti non hanno azzeccato il giro e io azzeccato, adesso quello non era azzeccare, però ho concluso un giro decente. Poi in gara siamo partiti, 2000 safety car, alla fine fatto il vuoto, però il rammarico è che non ne avevo per stare con quelli davanti, cioè, quant'è, 25 secondi in 30 giri, un po' mi rode, insomma, è tutto qua, però un altro podio, un po' di fortuna, un po' di astuzia, ormai ci ho fatto l'abbonamento. L'abbonamento lo stai cominciando anche a fare per quanto riguarda il podio. Podio a Monza, podio qua, sei in una fase molto positiva. Podio anche a Spa, è vero. Sei in una fase molto positiva. A metà campionato si sveglia. Perfetto. Cosa punti allora a questo punto per Sochi? Perché sei sempre arrivato sul podio, però forse manca quella ciliegina adatta per chiudere un cerchio di un periodo molto buono. Mancano le capacità che ho, ma non come i ragazzi che sono arrivati davanti a me oggi, purtroppo. Quello manca. E l'obiettivo, magari loro parlano di campionato, io parlo di una minima speranza di accedere alle finals, anche se sono lontano, però con questo trend forse ce la potrei fare. Questo è l'obiettivo, diciamo. Luca? Niente da aggiungere qui, niente. Perfetto. Alessandro, se vuole aggiungere lei, magari se vuole fare una domanda, sì, a tutti e tre i piloti. Sì, mi aggiungo io a gamba tesa, perché appunto abbiamo parlato di Sochi, abbiamo parlato appunto del Gran Premio che ci sarà la prossima settimana. Volevo chiedere a tutti e tre qual è il loro feeling appunto su quella pista. No, io penso che sia sempre la solita gara a trenino, quindi feeling o non feeling, non lo so, vediamo, dipenderà molto anche dai tagli, sai, in Russia. Ma cioè, è una pista che non mi fa né caldo né freddo, come ha detto Topping, probabilmente sarà a trenino, dati tutti i rettilini. Non la odio, non la amo. Ignava, come diceva Dante. Esatto, ignava, ma sono sicuro che comunque i piloti se la renderanno estremamente bella, di questo ne sono convinto. Direi che non vedo domande in chat, quindi direi di passare al decretare il vincitore del Driver of the Day. Quindi il vincitore del Driver of the Day per il Gran Premio odierno di Singapore per la Sport League è Topping Kestrel con il 40% dei voti.
Subito a seguire abbiamo Patrick Spedi al 30% e abbiamo un ex equo tra Talz, River Tsunami e Paolo. Poi tutti gli altri. Direi che non ci sono altre cose da aggiungere se non fare un piccolissimo recap del calendario per questa settimana e per la prossima settimana e poi fare i saluti finali. Di conseguenza il circus di Formula Italian Team ovviamente per questa settimana si ferma in Singapore. Abbiamo domani l'appuntamento per la Pro League, giovedì abbiamo l'appuntamento per la Master League, mentre per il venerdì abbiamo la Prime League. Subito a seguire la settimana prossima, appunto, siamo in quel di Sochi, appuntamento appunto il lunedì 15 marzo, sempre su questi lidi, sempre con noi, sempre in buona compagnia dei piloti e di noi. Spariamo un po' di cazzate, dai, ammettiamolo, sulle 23:27, basta, è finito il periodo protetto, è finita la fascia protetta. Detto questo, ringrazio tantissimo i primi tre classificati che si sono prestati per questa intervista. Grazie a voi. Grazie a te. Grazie. Ringrazio ovviamente anche tutti gli altri piloti che hanno partecipato a questa gara, ovviamente. Ringrazio i direttori di gara, Hiroshi e Mark, che in questo momento stanno lavorando appunto per raccogliere le informazioni, i feedback di debriefing sostanzialmente da parte di tutti gli altri piloti. Ringrazio la regia magistrale del nostro amatissimo Luca Flaminio. A voi e ci vediamo domani. Perfetto. Ringrazio ovviamente il mio compagno di ventura, di sventura, e fra un po' mi tira una badilata in testa, Jacopo. No, comunque buona serata a tutti. Buona serata a tutti. E dal vostro Alessandro Lassati alias Ricciardone è tutto, appuntamento per domani appunto per l'appuntamento della Pro League, mentre per la Sport League ci rivediamo sempre qui la prossima settimana fra 7 giorni. Signore e signori, amici di Formula Italia Team, grazie mille, buonanotte. Buonanotte.